amici di Run to You, ben ritrovati, una buona serata a tutti e ovviamente do il ben arrivato in studio anche i miei due co-conduttori, nonché grandi guru del mondo del podismo, che sono Daniele Menarini, capopagina di Correre. Ciao Dani, buonasera. Buonasera Sabrina, buonasera a tutti. E diamo il benvenuto anche al nostro Danny Frisoni, penna del Corriere della Romagna, dell'Et Messa la penna. Guarda, oggi l'ho cambiata, c'ho la nera. Inizia pure a sfoderare quello che sai che tra un po' ti chiederò perché oggi servirà e lo augureremo veramente di tutto cuore Non al ce nostro l'ho, grande ospite. non ho Beh, troppo. inventati qualcosa, Danny, perché questa sera ci Vado vuole qualcosa di a veramente molto prendere bello. Non che serva, secondo me serve poco, però direi che procuratelo perché io te lo chiederò puntualmente. Allora, ragazzi, per il dove eravate, dove eravate appunto questo weekend? stavolta è semplice. Insomma. Un po' di Eravate nella terrazza panoramica più bella della Romagna. Il famoso balcone della Romagna, Bertinoro, eh? Ed Questa l'ho eravamo fatta io, meraviglia. quindi Eccoli qua, se non beccati mi tutti piace. assieme, tutti. Sì, Daniele era in versione cuoco con il grembiule del caseificio Mambelli e poi Saluto anche Raffaella, che è mia carissima amica. l'hai vista di là, sì, e nel mezzo, oltre al barbuto Danny, c'è stata la rimpatriata di Massimo Luotto e tutti e tre non potevamo mancare questa rimpatriata perché era la 51ª edizione della Cinque Ville senza il patron, il fondatore Adriano Lelli, al quale abbiamo deciso di dedicare un minuto di raccoglimento prima della partenza con un bel applauso. C'erano fra tutti 2.000 concorrenti, anche se la gara adesso è non competitiva, quindi non c'è stato un modo migliore per ricordare il grande maestro. Grande maestro Adriano Lelli, che saluto anch'io e tutti noi abbiamo dei bei ricordi assieme a lui. Ovviamente avete fatto bene a ritrovarvi anche un po' in suo onore questo minuto di silenzio che gli era tanto dovuto. Quindi rimarrà per sempre nei nostri cuori Adriano Lelli. Quindi insomma ci stringiamo alla sua famiglia perché sappiamo che qualsiasi sia l'età dei nostri cari, quando li perdiamo sono perdite comunque molto gravi per tutti noi. Quindi un abbraccio a tutta la famiglia. E noi invece partiamo con quello che è il nostro dovere e partiamo dal nostro supercapo Daniele Menarini, perché adesso parte lui con una grandissima copertina. Vai Dani! La prima che vediamo è una gran bella faccia ed è una faccia piena di futuro, perché è la faccia di Mattia Furlani che a Gerusalemme, ai campionati europei Under 18, cominciò a farsi conoscere al grande pubblico vincendo sia il salto in lungo sia il salto in alto con due prestazioni di talento. Poi è andato avanti agli europei Under 20. Insomma, ricorda molto Andrew Au per la precocità e per il grande talento. E in questo fine settimana merita lui l'apertura della copertina perché ha stabilito il nuovo record europeo under 20, lui appunto che è junior, con 8 metri e 8 al Folksam Grand Prix a Stoccolma, che è uno dei più importanti meeting indoor. Praticamente aveva già saltato 8 e 2 e adesso ha saltato 8 e 8, il che lo fa diventare il terzo italiano di sempre a livello indoor, e già il fatto che abbia superato gli 8 metri a questa età ci dà l'idea di cosa potrà fare questo ragazzo, ma soprattutto il fatto che classificandolo nella storia capiamo il suo valore, perché davanti a lui ci sono Andrew Au, 8 metri e 30, Giovanni Evangelisti, 8 metri e 26, e dietro di lui un certo Marcel Jacobs, che vi ricordate prima della scelta di Paolo Camossi di dire basta con il salto in lungo. Lui era un lunghista molto bravo, tant'è vero che il suo profilo Instagram è The Crazy Long Jumper, il saltatore lungo pazzo. Jacobs ha saltato 8 metri e 7 a livello indoor, quindi onore a Mattia Furlani e che questo sia, come dire, chi ben comincia a metà dell'opera, un grande anno, perché potrebbe essere per lui, soprattutto gli europei, più ancora che le Olimpiadi, siamo onesti, una straordinaria cornice a casa tra il 7 e il 12 giugno. Il tempo vola, ho solo 7 minuti,
mi ha fatto molto piacere ritrovare in forma una bella rivelazione dei mondiali di Budapest come Elisa Molinarolo nel salto con l'asta, che ha saltato 4,63 m, che significa un centimetro in più del record italiano indoor dell'altra bravissima che è Roberta Bruni, il 4,62 fatto agli assoluti di Ancona l'anno scorso. Arrivo al nostro mezzofondo perché so che tutti scalpitano, perché il mezzofondo ha fatto una roba non solo nel weekend ma negli ultimi, stavo per dire 8 giorni, ma sono diventati 11, poi spiegheremo perché. 10. No, però va ricordato che noi avremo dal 1° di agosto in maglia Italia un italiano di origini cubane straordinario come Andy Diaz, che nel salto triplo è diventato il capolista stagionale con un 17,46 m saltato 2 volte, pensa Sabri, cioè proprio per dire, volevo essere sicuro, l'ha fatto un'altra volta ed è stato una in questo weekend bello forte. Ma sai, casomai ci fossero stati dei ripensamenti, ha detto vogliamo mettere in cassaforte il risultato. Meraviglioso, stato, salta in modo meraviglioso. E poi dopo bravi, ma devo dire che sono partiti fin dall'inizio col piede giusto i nostri due giganti, Zane Vaira e Leonardo Fabbri, che hanno di nuovo tirato delle splendide spallate, in particolare Vaira che ha tirato a 21,38, ma aveva già fatto 21,84, resta il numero uno dell'anno, però bravo Leonardo Fabbri che con 21,06 ha aggiunto un'altra bella prestazione dopo il 21,67. E veniamo ai record, perché i record del mezzofondo sono straordinari. Pietro Arese, e qui mi segue, bravo Stefano, questa è una foto d'archivio, ma secondo me la faccia è stata la stessa, perché a Metz in Francia sabato ha corso i 3000 metri in 7,38,42. Anche questo è un record italiano, e anche qui più dei numeri, che quando si parla si fa fatica a farli percepire a chi ci segue, vale il confronto col passato, perché il record italiano precedente, che era vecchio di 27 anni, apparteneva a un certo Gennaro Di Napoli, che lo aveva fatto a Parigi nel 1997 con 7,41 centesimi. E noi sappiamo chi è Gennaro Di Napoli. Di solito ricordiamo il fatto che ancora oggi, nonostante i tanti bravi 1500isti che abbiamo, Pietro Arese è uno di questi, è lui il primatista italiano ormai da tantissimo tempo, ne sa qualcosa il nostro amico Davide Tirelli. Però spesso ci dimentichiamo che sui 3000 indoor Gianni Di Napoli ha vinto per 2 volte il titolo del mondo, quindi Pietro Arese è andato a scomodare, per quanto 27 anni dopo, un calibro assoluto della atletica italiana e non soltanto. Mentre il record italiano dei 1500 metri potrebbe diventare, Danny, una, come si dice una volta, una telenovela. È stato un salto triplo anche quello. Sì, e poi adesso stasera è diventato quadruplo, ma ci arriviamo, perché riassunto delle puntate precedenti, l'avevamo fatto l'altra volta, ma sai come si fa nelle ripetita Juvent. Nel soap opera, no? Riassunto delle puntate precedenti. Pietro Arese, vi ricordate? Aveva stabilito il primato italiano dei 1500 metri indoor sabato 27 gennaio a Padova, 3,37,03. Il 2 febbraio, quindi venerdì dopo, a Miramar, in Francia, un giovane che dobbiamo seguire, Federico Riva, che abbiamo visto anche dalle nostre parti, tra la Romagna e San Marino, nello scorso autunno, ha migliorato il record portandolo a 3,36,74. Prima di Pietro Arese il record era di Ossama Meslek, che si è sentito un po' tirato in causa, e allora il giorno dopo di Federico Riva, eccolo qui, Ossama, sabato 3 febbraio a Metz in Francia, ha corso in 3,36,04. Però per essere sicuro, nella serata in cui stiamo registrando è arrivata notizia che a Torun, in uno dei meeting più importanti a livello indoor, si è classificato quinto con la prima volta di un italiano indoor sotto i 3,36, 3,35,63. Cosa capiterà nei prossimi giorni? Da stasera, quando andiamo in onda, purtroppo non ve lo possiamo raccontare, però devo dire che questa sfida tra questi tre meravigliosi ragazzi è veramente una sfida molto bella. E poi sarebbero tante le prestazioni da raccontare, però dobbiamo scegliere, no? Come le scelte per voi, e noi ci siamo concentrati su questi bellissimi record. E il resto del mio tempo, facendo i complimenti ad Anna Bongiorni, Ludovica Cavalli, la Folo Runso, Marta Zenoni, che è tornata ad andare bene con i suoi 1500 fatti in 4,9, che è il primato personale indoor 4,9,78. Ma siccome tra un po' Danny parlerà giustamente del campionato italiano di maratona,
La cosa divertente, però voglio precisare divertente in senso interessante, è stato che questo fine settimana ha proposto il campionato italiano di maratona la domenica, ma il sabato c'era stato a Orlando il campionato statunitense di maratona. Una cosa mostruosa, un po' per come loro lo approcciano, perché il campionato statunitense di maratona quest'anno a Orlando valeva come trials, nel senso che loro, sai, che a differenza di quello che facciamo noi, che ci sono gli standard olimpici da conquistare per andare alle Olimpiadi, ma alla fine tutto diventa un mal di testa del bravissimo Antonio Latorre, che è il direttore delle squadre nazionali, perché comunque c'è un CT che fa il selezionatore e un potere discrezionale ce l'ha. Lì, senza guardare in faccia a nessuno, i primi tre e le prime tre che sono usciti da Orlando, in teoria, hanno il biglietto per andare a Parigi. Soprattutto le donne, poi spiego perché soprattutto le donne, sanno da questo momento in poi che la loro unica preoccupazione è allenarsi per quell'appuntamento. Le tre donne che hanno staccato il biglietto sono Fiona O'Keeffe, 2 ore 22 minuti 19 secondi, siamo sotto al record italiano. Seconda, quella che secondo me era la favorita, Emily Sisson, che il 2:22:42 l'aveva già fatto, lei ha corso 5 volte al di sotto dello standard olimpico. Ricordo che per le donne quello che noi chiamavamo il minimo, che adesso si chiama lo standard, quindi il tempo minimo per partecipare è 2:26:50. La terza anche c'è riuscita, e sto parlando di Dakota Lindward, 2:25:31. Il dramma dal punto di vista sportivo, per fortuna solo sportivo, è che le atlete al via che erano già in possesso dello standard erano 13, amici miei. 13 che se avessero avuto un'altra cittadinanza avrebbero potuto partecipare ai giochi, stando in una delle nazioni più forti del mondo, di 13 che lo meritavano ne passano 3. La situazione maschile è invece un bel casus di diritto, perché nessuno dei tre ha conquistato il minimo olimpico. Ha vinto Conner Mans in 2:09:05 davanti a Cleto Young 2:09:06, terzo Leo Courier 2:09:57. Questo significa che qui ci dovrà essere, come in Italia, una sorta di supplementari in cui la federazione si dovrà prendere il mal di testa di decidere chi mandare. Tra quelli che hanno già conseguito il minimo sono 8, ci sono atleti di militanza incredibile come il vecchio Schumacher allena parecchi di questi, e ci sono persone che potrebbero davvero arrivare alle Olimpiadi pur non avendo partecipato a questo campionato. Però è proprio il rigore che hanno loro di affidare alla prova dei fatti, al confronto diretto proprio all'americana, la partecipazione ai giochi olimpici. Pensa, Sabrina, che questa volta Orlando non si è tenuto una maratona mass race, c'erano solo i partecipanti al campionato statunitense, che erano 156, di cui 72 donne, una partecipazione altissima. E la gara è stata fatta nel centro cittadino, un primo giro corto di 2 miglia e 2 e altri 3 giri di più di 8 miglia per arrivare alle 26 e 2, che fanno i nostri 42,195 chilometri. Ecco, questo non è una provocazione, è per dire dall'altra parte dell'oceano, che noi vediamo soltanto in occasione delle grandi maratone, con quale fanatismo in senso buono, con quale ossessione viene affrontato l'appuntamento olimpico. E io qui mi fermo e do la parola a Danny. La seconda parte che mi riguarda invece toccherà prevalentemente questioni italiane, ma partiamo dall'estero anche nel mio caso, perché in Spagna a Guadix, 1000 metri di altitudine, durante la preparazione della nazionale italiana a Siviglia per la marcia, parliamo di marcia, Antonella Palmisano e Francesco Fortunato in questo test, gara test sui 10 chilometri, si sono imposti davanti ai grandi specialisti spagnoli che abbiamo apprezzato nei recenti mondiali di Budapest, hanno fatto poker e quindi ci sono ottimi presupposti. Entrambi gli atleti si sono detti soddisfatti della propria prestazione. Da segnalare nella stessa gara anche la terza posizione maschile per Andrea Agrusti. Quindi anche per quello che riguarda la marcia, come per il mezzo fondo già citato da Daniele, possiamo vantare chance di fare bella figura sia agli europei di Roma che speriamo anche alle Olimpiadi. Poi aveva già anticipato Daniele
si è svolta in data inconsueta e anche in un luogo inconsueto, perché era la quarta edizione della maratona della Maga Circe, il campionato italiano assoluto della distanza olimpica. E siccome magari il periodo è stato scelto per non intasare troppo il proseguo della stagione, che sarà ricchissimo di appuntamenti, ma al contempo in questo periodo i nostri migliori top runner sono in ritiro in altura per preparare maratone internazionali alle quali appunto cercare di staccare il passo olimpico. Quindi è stato il momento degli outsider a vivere il loro momento di gloria. Ha vinto un trevigiano, sia in campo maschile è arrivato secondo dietro al vincitore Jean-Baptiste Simuncheca, che conosciamo benissimo, ha vinto in 2 ore 22:06, ma Giacomo Esposito, il trevigiano Giacomo Esposito, ha indossato il nuovo tricolore. Allo stesso modo anche Alessia Tuccitto, la siciliana quasi 27enne, che è riuscita a prevalere nei confronti della romagnola Federica Moroni, la quale nell'ultimo tratto di gara ha sopravanzato Giulia Sommi, anche lei campionessa italiana di maratona nel 22 a Ravenna, e ha conquistato la medaglia d'argento. Quindi per quello che riguarda gli uomini, le altre due medaglie sono andate a Jai Elgebli e a Michele Bellusky. Era il percorso, andava da sul litorale Circeo, da San Felice Circeo a Sabaudia nel primo tratto più pianeggiante, nel secondo un po' più complicato anche dal punto di vista altimetrico. E quindi complimenti ai nuovi campioni italiani. Passiamo a tre mezze maratone di fila per scelte dal mazzo delle tante che si sono svolte domenica scorsa. La prima è la Big Mat Half Marathon di Bergamo, che è entrata nel circuito Follow Your Passion e nel contesto del fine settimana ha totalizzato ben 4.000 presenze, e le vittorie sono andate a attori che di solito vediamo primeggiare nelle gare in montagna, insomma nella specialità della corsa in montagna. Nella mezza si è imposto Nicola Bonzi, 1:06:02, un gran tempo, e Dalice Gaggi, 1:15:43. Nella 10 km invece il ticinese Marco De Lorenzi ha preceduto Xavier Sevré in 30:02 davanti a Vivien Bonzi in 35:22, la quale, come ricorderete, è la campionessa italiana di corsa in montagna del 2023, sia assoluta che promesse. Quindi quarta edizione, l'undicesima edizione di questa gara è andata in archivio con grandi risultati, e ricordiamo che la giornata precedente si era svolta la Urban Trail, dove ad imporsi era stata la terza classificata della maratona, della mezza maratona, e cioè Martina Tognin. Andiamo invece a parlare di un'altra gara che avevamo presentato nelle scelte per voi la scorsa settimana, la mezza maratona delle Due Perle, che ha raggiunto la 17ª edizione alla faccia degli scaramantici, da Santa Margherita Ligure a Portofino e ritorno, passando e dando un'occhiata anche a luoghi paradisiaci come Paraggi e la sua baia e Cervara e quant'altro. Avremo anche un servizio all'interno del nostro contenitore odierno, solo per dire che pensava ad una accoppiata etiope, invece la sempreverde Valeria Straneo è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria. Ricordiamo, classe 77, quindi quest'anno ne compirà 47 di anni, è riuscita a prevalere in un testa a testa con una ragazza che è della classe 95, quindi ha 22 anni meno di lei, Beccaie, Bisle e Guglie. E quindi un applauso a Valeria Straneo. In questo caso poi lo ricorderemo, c'era anche una raccolta fondi, e si sono
impegnati in 900. Poi per percorrere un po' tutto lo stivale abbiamo scelto di focalizzarci sulla Barletta Half Marathon, Volkswagen Barletta Half Marathon, che invece ha raccolto l'adesione di 1100 classificati, quindi significa che anche al sud c'è tanta voglia di correre, c'è tanta voglia di divertirsi insieme. E questa gara si è conclusa all'interno del castello Normanno Svevo, nel circuito dei castelli federiciani, quindi anche dal punto di vista scenografico meravigliosa. Quest'anno hanno vinto Francesco Quarato e Damiana Monfreda. Lo scorso anno, ricordiamo, il sigillo fu posto da Pasquale Servarolo, dal nostro Pacchi, che aveva vinto in casa a due passi da casa sua. E poi, in chiusura di intervento, solo per segnalare che si sono assegnati nel fine settimana i titoli italiani di Sky Snow Run, una specialità appunto della corsa sulla neve, anche se quest'anno in realtà bisogna andare un po' in alto per trovarla. E si sono laureati nuovi campioni italiani a Gressonei sulla distanza di 9 km e 5 con 800 metri di dislivello positivo, il nostro Luca Del Pero, che abbiamo avuto ospite, e la atleta di Malonno Corina Ghirardi, quindi in pratica una accoppiata lombarda. Ecco qua, insomma, abbiamo fatto una bella panoramica per tutto lo stivale, credo che ne valesse la pena, perché le gare stanno proliferando, quindi noi dobbiamo tenerne anche conto. Mi complimento con voi per la celerità, ma anche con la puntualità con cui avete percorso un po' tutto lo stivale, e anche la regia di avervi seguito veramente in maniera ineccepibile. Bella questa bella così gitarella che abbiamo fatto nella nostra bellissima Italia. E allora adesso diamo la linea alla regia, riprendiamo un attimo di fiato, soprattutto voi riprendete un attimo di fiato, poi torniamo subito perché dobbiamo iniziare ad andare a vedere le gare che si sono disputate in giro, che sono arrivate in redazione. Quindi linea a Stefano Lanzanova in regia, e poi vi aspettiamo fra pochissimo. E mi raccomando, tenetevi forti, perché questa sera veramente andremo alla grande, ma andremo ai 200 all'ora, vero ragazzi? Ci proviamo. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia, con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi, dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Se la tua passione è il running amatoriale agonistico, fino alle grandi imprese delle ultramaratone e ultra trail, mantieni in equilibrio il tuo organismo con una corretta integrazione prima, durante e dopo la tua attività, raggiungendo passo dopo passo la tua migliore prestazione. Scegli MTB Ness. L'integrazione è nata dalla ricerca scientifica e perfezionata dall'utilizzo quotidiano degli atleti. Prodotti innovativi, con principi attivi sinergici a dosaggi efficaci ed alta tollerabilità gastrointestinale, per mettere la strada ai tuoi piedi. Caricati anche tu di energia blu. MTB Ness, consigliato da Marco Menegardi, campione italiano di 100 km. E allora, rientriamo in studio, ho detto andiamo 200 all'ora, ragazzi. Sì, mi raccomando, non fatelo sapere al mio sindaco, io sto parlando da Bologna, perché qui
È già molto se facciamo i 30, ne sa qualcosa anche Stefano, il nostro regista. Salutiamo anche il sindaco Lepore, che prima o poi magari intervisteremo. Mi sa che i runners vanno più forti delle auto adesso, come adesso, effettivamente. Infatti, il 3 di marzo che c'è la maratona di Bologna, ma c'è anche la 21 dove vanno forte. E lì vediamo cosa succede. Benissimo, allora direi di partire, io mi sento un po' Maga Circe, cosa ne dite? E allora direi di andare verso quella che è stata un'edizione bellissima dove si sono anche così disputati i campionati italiani di maratona e quindi diamo la parola a Danny per questo bel racconto. Sì, io mi sento un po' Mr. Magoo invece, vedi, con le mie... L'importante è non sentirsi suini, perché la Maga Circe... I compagni di Ulisse li trasformava in suini, no? Sì. E dalle nostre parti porta state male. Attenti, fate i bravi, perché sennò vi trasformo in suini tutte e due. Eccoci qua, avanti. Via. Sì, insomma, in 2000, domenica scorsa, hanno partecipato a vario titolo a una delle tre gare in programma, il 42-195, la quarta edizione, che assegnava il titolo italiano, la 28 km e la 10 km. Il panorama era quello del parco naturale del Circeo, che è stato bonificato in parte l'agropontino anche dagli scaravanti romagnoli ravennati, e quindi un panorama meraviglioso, ma un percorso tutt'altro che semplice. Nella prima parte gli atleti hanno trovato il vento in faccia, quindi hanno sprecato energie, soprattutto coloro che si sono trovati non in gruppo ma da soli, e nella seconda parte invece il percorso era collinare, si andava da San Felice Circeo, l'abbiamo detto in copertina, a Sabaudia. Era presente anche May, che è rimasto a affiancare gli organizzatori che si sono spesi e hanno cercato, e questo va reso onore a loro, di creare un evento a 360 gradi con concerti, tanti convegni nell'Expo, e quindi diciamo che questa esperienza al Centro Italia è stata positiva, tranne appunto il fatto che i campioni in carica, Andrea Agostini e Giovanna Epis, hanno dovuto abdicare dopo solo 2 mesi e mezzo dai tricolori dello scorso anno che si sono tenuti a Verona. Come detto, ha vinto un trevigiano, Giacomo Esposito, che è arrivato secondo al traguardo dietro al vincitore, il ruandese Jean-Baptiste Simukeka, in 2:22:06. Il trevigiano ha preceduto un italo-marocchino, Ajay El Jebli, in 2:27:29, e Michele Belluschi, che in una raimonta finale, ricordiamo il vincitore della Pistola e Betone del 2023, è riuscito a prevalere sul romagnolo, anche lui italo-marocchino, Ismail Elaizoufi. In campo femminile invece la siciliana quasi 27enne Alessia Tuccitto, dopo l'argento conquistato a Verona nel 2023, ha non solo vinto il titolo tricolore, ma si è piazzata anche prima a livello assoluto, 2:45:53 il suo tempo, sulla nostra Federica Moroni, che, pensate, ha il doppio dei suoi anni, quindi a maggior ragione un grande applauso a questo argento di Federica Moroni, la quale, come avevamo già anticipato, qualora fosse riuscita a vincere questo tricolore, dopo aver vinto anche quello della 50 km, della 100 km e della 6 ore, sarebbe stata la prima donna in Italia a fregiarsi di questa tripletta. Terza è accusato proprio nell'ultima fase della gara Giulia Sommi, che si è iscritta all'ultimo momento, l'atleta lombarda del CUS Pro Patria, ha chiuso in 2:50:58 nella 28 km, e poi lasciamo la parola a Sabri per i ringraziamenti. Come vi dicevo, c'era un'altra gara nella gara, si è imposto Domenico Liberatore tra gli uomini, e in campo femminile una rediviva Eleonora Gardelli, che non abita più a Forlì, la ricorderete anche lei vincitrice del titolo italiano di maratona a Ravenna nell'edizione prima
di quella vinta da Giulia Sommi, e quindi è un piacere rivederti alle gare, Leonora. Continua così. Andiamo con i ringraziamenti, Sabri. Ringraziamenti semplicissimi all'organizzazione della Maratona della Maga Circe e anche a Pasquale Cangianiello, che ci ha fornito appunto tutti i contatti e si è adoperato per farci avere il filmato. Il collega è un narratore di storie sportive, quindi insomma avremo magari il piacere di invitarlo presto anche in trasmissione come esperto e soprattutto come per mostrarci i racconti sportivi, come si crea una volta. È interessante. Poi Daniele e Danny, voi ne sapete qualche cosa. Successo preannunciato per la Maratona Maga Circe, che ha proclamato campioni italiani assoluti FIDAL Giacomo Esposito ed Alessia Tuccitto. Promosso a pieni voti il percorso suggestivo tra il porto di San Felice Circeo, punto di partenza, e l'arrivo in piazza razionalista di Sabaudia. Un intreccio di mare, mito e bellezze naturali. Esposito ha tagliato il traguardo in 2 ore, 22 minuti e 24 secondi, cingendosi del nastro tricolore. Signori, il campione italiano di maratona per il 2024, Giacomo Esposito. Il maratoneta montebellunese dell'Atletica San Biagio è risultato secondo assoluto alle spalle del ruandese Jean-Baptiste Simukeka della Orecchiella Garfagnana, che ha tagliato il traguardo in 2 ore, 22 minuti e 6 secondi. Alessia Tuccitto, Caivano Runners, ma siciliana di Solarino, è stata anche la vincitrice assoluta della categoria femminile in 2 ore 45 minuti e 53 secondi. Sei campionessa italiana! Tra maratona e le altre gare di 28 e 10 km, sono stati oltre 2.000 i podisti da ogni parte d'Italia a prendere parte alla quarta edizione della Maratona Maga Circe, organizzata dall'associazione In Corsa Libera, che ha allestito nell'occasione un expo per 3 giorni di convegni, presentazioni ed eventi sportivi. Allora, adesso proseguiamo, Daniele, perché adesso andiamo a vedere il trofeo Sant'Agata. E Sant'Agata è la patrona della città di Catania e siamo riusciti a creare un, credo, bel servizio con l'ausilio di foto che abbiamo preso da Sicilia Running, che erano meravigliose, quindi sono stata tentata assieme alla regia di poter creare qualche cosa su un evento così bello e così importante. Era del resto, Sabrina, una settimana di feste dei santi patroni, con tanto di gare dentro. Noi avevamo chuso, ricorderete, il racconto di Danny in copertina con la corrida di San Gimignano di Modena, era mercoledì 31 gennaio come tutti gli anni, quello è il santo patrono. 2 giorni dopo, venerdì 2 febbraio, ecco invece la corsa abbinata, come dicevi tu, alla patrona di Catania, per cui accanto alla famosa cerimonia delle candele, che è uno dei grandi riti con i quali viene celebrato il patrono, la patrona di Catania, da tanto tempo c'è il trofeo Sant'Agata, che non a livello di anzianità del Giro di Castelbuono, ma comunque è una gara podistica di antichissima tradizione. Come il Giro Podistico di Castelnuovo e come molte delle gare in Sicilia, si svolge in circuito, in centro storico, con quindi un fondo tra basolato e ciotolati e porfido non tanto facile. Tutto questo ha esaltato le doti di un atleta che conosciamo, che è Pietro Riva, che sui 9,8 chilometri del percorso, per totali credo 5 giri, ha chiuso al comando in 28 minuti e 32, tenendo dietro il keniano Simon Lotaniang, che spesso è un vincitore sulle nostre strade italiane, 29,37, quindi un minuto gli ha regalato, tanto per dare l'idea di come è in forma l'atleta di Alba allenato da Stefano Baldini. A completare il podio Jean-Marie Nyomukunzib del Burundi, 29,58, ma mi fa piacere di nuovo rivedere in ottima forma Vincenzo Agnello, che si è classificato quarto, adesso difende i colori del Sicilia Running, in 30 minuti e 8 secondi. Altrettanto importante la gara femminile, dove però il distacco è stato netto. La vittoria di Emily Cheroben, keniana, è avvenuta in 19 minuti e 55, al secondo posto e al terzo posto due atlete siciliane, prima Viviana Salonia della Siracusa Atletica in 21:36, poi Sebastiana Bono della Podistica Messina in 22:48. Hai già ricordato tu che abbiamo ricevuto del meraviglioso materiale, ma come tradizione la chiusura è tua per i ringraziamenti. Vai, Sabrina.
Ringraziamenti che vanno all'amico Giuseppe Marcellino, amico perché anche un collega, è un vostro collega anche speaker, è nostro uomo a Lavana per quanto riguarda la Sicilia, lui sa tutto di tutti, quindi insomma ci dà sempre delle belle occasioni da cogliere al volo. Ovviamente ringraziamo anche Daniele Amato che è il curatore della pagina di Sicilia Running, che ha realizzato queste belle foto che hanno insomma un po' sottolineato questa giornata che insomma ci ha fatto scoprire un'altra bella tradizione che si tiene però insomma sportivamente parlando ed è una tradizione che viene insomma rispettata ogni anno. E noi allora adesso diamo la linea alla regia perché attenti attenti, quando vi diciamo che andremo 200 all'ora questa sera sono sicura di poter dire che veramente ci sarà una grandissima parte centrale di trasmissione perché abbiamo pensato insomma di farvi un regalo a tutti voi e quindi insomma vi aspettiamo fra pochissimo. Adesso andiamo in pubblicità, qualche minuto dalla regia e poi torniamo subitissimo con l'esperto e l'atleta assieme. Per tutte le attività ad elevata intensità ed ultra endurance c'è MTB Ness, l'integrazione nata dalla fusione di scienza e azione, pre-attività, per prevenire le carenze degli elementi nutritivi consumati durante la prestazione, durante l'attività, per garantire l'integrità delle scorie energetiche del tessuto muscolare, favorendo l'ossigenazione e l'eliminazione delle scorie metaboliche, post-attività, per recuperare in tempi rapidissimi a livello di tutti i tessuti e del metabolismo, evitando i danni da sovraccarico. Per il tuo sport, scegli anche tu MTB Ness. Entriamo in studio perché adesso c'è un appuntamento molto importante, però lascio a voi l'onore e il piacere di presentare questa meravigliosa coppia. Davvero meravigliosa perché questo venerdì 9 diventerà probabilmente uno dei nostri capisaldi di archivio. Sì, una coppia meravigliosa, Sabrina, una coppia anche nella vita, perché uno è il papà e l'altro è la figlia, ma una coppia con già due posti nella storia dell'atletica italiana. Partiamo dal papà che rimane uno degli atleti più amati dagli appassionati di corsa, sia per i risultati che ha conseguito fin da giovanissimo, sia per la grinta e il cuore che ha sempre dimostrato in ogni gara. Pensa che addirittura lo chiamavamo il keniano bianco, per quanto riusciva a tenere testa ai fortissimi atleti africani che già avevano invaso la scena. E poi ci ha sorpreso in positivo, dimostrandosi un bravissimo allenatore con la figlia, che secondo me e Danny è in assoluto. Lo dico, adesso siamo in un momento in cui la grammatica di genere è un po' difficile da interpretare, ma in assoluto lei è il miglior mezzofondista italiano in assoluto. Per cui diamo il benvenuto, ringraziandoli, a Giuliano e Nadia Battocletti. Ciao a tutti. Ciao, grazie, buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Wow. Buonasera a voi, grazie a voi di essere entrambi nel nostro studio. Io lascio subito la parola ai colleghi perché avremo tantissime cose da dire assieme a voi e così, da fare un paio di chiacchiere, insomma, perché a noi piace chiacchierare, però piace chiacchierare in un certo modo. Quindi lascio subito spazio nuovamente a Daniele e Danny. Daniele, parti tu. No, parto che invitando Danny a prendere per mano Nadia e io magari dopo chiacchierò con Giuliano. Ah, benissimo. Allora, intanto grazie di essere stati i nostri ospiti qui in questo salotto. Era un po' che stavamo dando la caccia a Nadia, perché in realtà era l'unica che non avevamo ancora interpellato dalla medaglia d'oro conquistata a livello nazionale Under 23 a Torino. E quindi ci piaceva che insomma fosse completo questo quadro. Innanzitutto ti volevo chiedere, io ho composto una scheda e fra Wikipedia e la FIDAL non sono riuscito a trovare tutti i credo tuoi 33 titoli italiani. Ho detto bene 33? Potrebbe, sì. Perché se era il 30° Gubbio, dopo ne hai vinti altri tre in stagione, quindi dovrebbero essere 33. Suppongo che siano a livello cadetti. Sì, esatto.
Sì, diciamo che il conteggio parte da quando ero cadetta. Ecco, quindi allora confermi che sono 33, quindi aggiornerò la scheda. Ecco, allora, partendo proprio da questa tua alba di grande mezzofondista, io mi sono ritrovato un risultato del 21 febbraio 2016 dove credo sia stata l'unica volta in cui un atleta italiana ti abbia battuto. Cioè sei arrivata seconda ai campionati italiani cadetti. Sì, sono arrivata seconda dietro a Marta Zenoni. Ero primo anno allieva mentre lei era secondo anno allieva ed era la prima volta che disputavo i campionati italiani di cross a Gubbio, quindi la prima di tante. Ma come mai? Cioè perché non gli avevi ancora preso la misura o perché in quella categoria un anno vuol dire parecchio? Sicuramente a quell'età un anno fa tanto la differenza. E Marta era proprio all'exploit, era a correre contro una ragazza che aveva 2 minuti negli 800 e 4:10, 4:15 quello che aveva nei 1500, e quindi sicuramente era e lo è ancora tuttora una delle atlete più forti, quindi sono felice che abbia avuto, diciamo, lei l'onore di battermi. Aggiungiamo che all'epoca Marta Zenoni era la miglior Marta Zenoni che abbiamo visto, arrivò al bronzo agli job in Perù, se non vado errato, per cui era veramente un'espressione giovanile molto forte, questo per dare valore al secondo posto di Nadia. Prego. Ma sì, anche perché per dire che dal 2014 al 2024 in Italia non c'è stata mai nessuna che sia riuscita a battere Nadia, mi confermi questo, giusto? Sì, esatto, corretto. Almeno nelle gare tricolori. Poi sono andato a ricavare nel 2014 il risultato dei campionati cross cadette, dove tu hai vinto, Marta è arrivata seconda, la Palmero quarta, settima Gaia Sabattini, dodicesima Ludovica Cavalli, ventottesima Lannoni, trentottesima la Cesarò e quarantunesima Gaia Colli. Diciamo che quella è una discreta covata per il mezzofondo azzurro, insomma. Sì, hai detto bene, c'è un ottimo movimento che sta crescendo sempre, sempre più, quindi diciamo che se i risultati li stiamo raccogliendo adesso spero che ci sia un'altrettanto attività giovanile molto molto buona. Le altre due domande poi naturalmente ci rimpalleremo perché non voglio monopolizzare questa serata che ti dico comunque ho caldeggiato fortemente perché mi sembrava che non potesse esserci un run to you senza la migliore di tutte. Hai già dichiarato che scenderai di un gradino nella prossima stagione anziché allungare verso i 10.000 dove tutti pensavamo tu potessi andare, e dichiarando appunto che vorrai correre i 1.500. Lo fai perché vuoi migliorare anche quel primato italiano? Diciamo che sono cresciuta con la mentalità del i record italiani vengono se vengono, diciamo, senza andare a ricercarli. E quindi diciamo che provo i 1.500 perché a livello mondiale forse c'è meno competizione dal punto di vista del globo, diciamo Africa, e perché quest'anno almeno in ogni Diamond League o a Budapest su una gara di 15 partenti 10 erano africane, quindi diciamo che mi sto adattando e sto cercando gare un pochino più aperte. Beh, ottima strategia perché comunque insomma vogliamo che tu continui a portare a casa medaglie perché insomma l'Italia conta tantissimo su di te. L'altra domanda che ti volevo fare, ai mondiali di Budapest è sembrato che tu ti sia spremuta troppo, a parte complimenti per quello che hai detto ai microfoni dopo l'arrivo della finale, perché questo denota che non solo sei una grande atleta ma sei una ragazza con la testa sulle spalle e sicuramente avrai un futuro anche al di là dell'atleta, dell'attività di atleta, quindi complimenti. Noi che ti abbiamo guardato, ci è parso appunto che tu ti sia spremuta anche troppo nella semifinale,
pagando dazio forse in finale, e col senno di poi è stato così? Allora, diciamo che col senno di poi in finale sono arrivata stanca, non so se sono arrivata stanca per l'affaticamento dalla semifinale o per tutte le condizioni che c'erano. Diciamo che dentro allo stadio faceva davvero tanto caldo, c'era una altissima umidità. D'altro canto, diciamo che lo sport è anche fortuna e sfortuna. Io ho avuto la sfortuna di avere una batteria tirata fin da subito, e a differenza dell'altra in cui credo avessero vinto appena sotto i 15 minuti, io per poter accedere alla finale dovevo per forza correre così forte da ritmo di record italiano, perché passavano soltanto le prime 8 e quindi non c'erano ripescaggi. Io sono arrivata settima e quella dietro di me, l'atleta dietro di me è arrivata e ha fatto 14:44. Quindi diciamo che sono stata obbligata a portare avanti una gara su un ritmo abbastanza importante. E l'ultima cosa, poi passo la parola a Daniele, e quindi diciamo che sarà una sorta di fil rouge. In questa stagione, la stagione precedente in cui abbiamo vissuto questi divorzi fra padri e figli come allenatori e atleti, Ingebrigtsen, Tamberi e quant'altro, voi come anche Larissa, come anche Furlani, insomma, come coppia state funzionando, tu e tuo papà, e quindi vi chiedo qual è il segreto, perché in effetti, insomma, dovete dividere l'attività professionale da quella affettiva. Diciamo che sicuramente viene semplice nel momento in cui si ha un obiettivo ben fisso, e sicuramente è quello di correre il più forte possibile, ma allo stesso tempo crescere sia come atleta che come persona. Quindi dal momento in cui io voglio il meglio per la mia carriera o comunque per il mio staff e mio papà mi appoggia, e diciamo che i rapporti sono sempre, diciamo, più fluidi, ecco. Complimenti. Vai Daniele. Parto spoilerando una cosa, parlo poco per educazione della rivista Correre, però volevo dire a Giuliano che non nel numero che ne dico adesso, ma nel prossimo si parlerà di lui, si parlerà di voi due, perché Giorgio Rondelli ha affrontato il problema dell'allenamento nel settore giovanile, sostenendo la sua teoria che gli ha portato anche molte obiezioni, molte polemiche, che i ragazzi fin da giovani, fin da quando sono piccoli, possono impegnarsi molto e divertirsi. Ed ha citato Giuliano due esempi. Ha citato l'esempio dei fratelli Ingebrigtsen, allenati dal padre Gert, e ha citato il tuo esempio, riportando dei programmi di Nadia nella categoria allievi, che sicuramente le hai dato tu, che secondo lui sono un esempio di come si può cominciare a far impegnare un atleta senza stressarla, ma già lavorando sulla qualità. E lui era molto ammirato da quello che tu hai fatto con lei, perché ad esempio, diciamo, abbiamo molti allenatori che ci ascoltano, se non ho capito male, tu alternavi con molta prudenza, però anche con un po' di decisione, delle giornate di lavoro sulle ripetute con dei riposi e dei recuperi. Se ci puoi raccontare un po' come è stato costruire Nadia nella categoria allieve. Ma sì, diciamo che ho la fortuna di essere il papà e anche allenatore, quindi io la Nadia la vedo tutti i giorni, la vedevo anche cosa faceva e se un giorno era stanca o era stressata dalla scuola e da tutto il resto. Sapevo cosa faceva durante la giornata, se andava a giocare con le amiche. Comunque, abitando anche in un paese di 1000 metri, tutto diventa più facile. I ragazzi sono molto più in movimento che non i ragazzi che abitano nelle città, quindi quello non possiamo nascondercelo. I ragazzi che abitano ancora nei paesini di montagna sono come noi da giovani, quindi quando mi dicono che i giovani di adesso sono atleticamente più scarsi dei giovani di una volta, bisogna dividere un po' le cose. Sì, forse il ragazzino che abita in città, ma non il ragazzino che abita in montagna, che tra virgolette è un po' più selvaggio, mettiamola così, insomma. Certo. E che si sfoga in tutti i modi. E allora, con Nadia soprattutto, diciamo che a me non interessava che lei corresse forte a livello giovanile, perché sapevo che era
un atleta che poteva fare la storia in Italia, in Europa e anche nel mondo. Quindi è stata una scelta di farla crescere con calma. La prima roba è che si divertisse, non farla stancare mentalmente. E quindi alternavo, ha provato un po' tutte le serie di allenamenti. Non era la classica programmazione che fanno o che ci insegnano quando fai i corsi o che la maggior parte dei allenatori fanno. E quindi in base agli impegni di Nadia, in base alla scuola, in base a tutto quanto, io programmavo i vari allenamenti, perché la vedevo se era più stanca o più fresca. Quindi io fin da subito ho detto, l'allenatore deve avere le idee molto chiare, sapere qual è l'obiettivo finale o gli obiettivi da raggiungere, e tutto il resto è una forma di contorno. L'importante, secondo me, vale di più continuare a allenarsi, forse un po' meno come intensità e come quantità e qualità, ma non avere infortuni, riuscire a avere una conseguenza nei vari allenamenti, secondo me fa più effetti che non fare la sparata ogni tanto, insomma. Faccio una domanda un po' difficile, ma vedrai tu come aiutarmi. Entrambi voi, genitori di Nadia, siete stati ottimi atleti. E allora, secondo te, che cosa ha preso da te, che cosa ha preso dalla mamma e che cosa ha aggiunto di suo? Tanta esperienza giovanile, che poi la testa, soprattutto perché in ogni gara riesce a capire qualcosa di nuovo, e questi solo i fuori classe riescono poi a metterlo in pratica. Da me penso che ha preso la resistenza, forse la passione, e dalla mamma presumo la velocità, le varie progressioni, anche se io non è che ero fermo neanche io, insomma. No, me lo ricordo bene. Me lo ricordo bene in certi finali. È stato un bel misto, dai. Diciamo che forse se prendeva un po' più di pazzia da me, forse era meglio. No, ma in gara, non fuori. Allora. Allora io chiudo. No, aspetta, avrei ancora una domanda per te e una velocissima per Nadia, e poi ripasso la parola ai colleghi. Ma l'allenatore Battocletti ha scoperto, allenando, qualcosa che sarebbe stato utile per lui da atleta? Cioè, se avessi saputo questa cosa che ho imparato allenando, mi sarebbe stata utile magari qualche volta? Beh, purtroppo indietro non si può più tornare, ma sì, sarebbe troppo facile. Però facendo allenatore ora, diciamo che io quando ho interrotto la collaborazione con col professor Polizzi, che ero tornato a casa per 6 mesi, quando poi avevo vinto tutte le gare su strada, ero arrivato settimo agli Europei di Cross a Ferrara, mi sono allenato da solo, quindi qualcosa già era dentro di me fare l'allenatore anche quando correvo, tra virgolette. Certo. Poi ho avuto la fortuna o sfortuna, mettiamola come vogliamo, di cambiare parecchi allenatori, la fortuna di finire sempre sotto grandi allenatori, quindi da tutti quanti ho imparato qualcosa, perché da Polizzi ho imparato delle cose, da Massimo Magnani altre, da Giorgio Rondelli ancora di più, poi con Aldo Sassi ho imparato come si usano le varie strumentazioni e tutto quanto, quindi poi alla fine è uscito un bel mix di idee che adesso cerco di mettere in pratica e far funzionare su Nadia. Posso permettermi di ricordare anche il tuo forse scopritore, Pierino Endrizzi, no? Quando eri agli inizi. Sì, diciamo che non mi ha proprio scoperto Pierino, ma ha scoperto un altro signore che era lì in valle, e poi Pierino gli dava una mano. E poi ricordiamo anche chi ci segue, che tu da Gaspare Polizzi ci sei andato da allievo, hai preso ancora minorenne le tue valigie e hai avuto il coraggio di andare là, perché là c'era Totò Antibo e c'erano degli stimoli molto importanti, se non vado errato. Sì, io avevo conosciuto Rashid Berardi in un raduno della Nazionale, siamo diventati amici, poi Totò era il mio idolo, se io rimanevo a casa non penso che avrei continuato a fare atletica, perché non c'erano le possibilità, e quindi la mia pazzia mi ha detto, dai, andiamo a Palermo, e nell'ottobre del 92, dopo le Olimpiadi di Barcellona, ho coronato il mio sogno, insomma, di conoscere Totò e di iniziare a fare la mia carriera sportiva. Grazie Giuliano. La domanda per Nadia è se si ricorda qual è la prima volta che in allenamento ha lasciato indietro suo padre.
Diciamo che forse devo ancora venire, perché nonostante papà adesso non corre più, va un po' in bici, però quelle poche volte che dice adesso vengo e corro con te, mi stacca anche tuttora. Quindi, addirittura? Sì, diciamo che il cavallo pazzo c'è ancora. Complimenti, a voi la parola, ragazzi. Benny? Allora, io volevo chiedere, da quello che si è capito, e quindi credo di poter dire che sia così, tu ti alleni da sola e non in gruppo? È una domanda che stiamo facendo già a diversi di voi top runner italiani. C'è chi ha scelto gli stimoli di correre con un gruppo che possa creare anche la quella sana rivalità, mentre invece voi vi allenate da soli, giusto? Sì, corretto. E come fate per parametrarvi invece? Cioè, per voi è più semplice così, o a parte insomma la tua caratura che ormai è consolidata e non ha bisogno di trovare stimoli in allenamento, quasi sicuramente. Però dico, così si lavora più tranquilli o si rischia di non avere punti di riferimento e trovarli solo al momento della gara? Diciamo che personalmente ci sono aspetti positivi e negativi da entrambe le parti, nel senso, io sono sempre stata abituata e sono cresciuta ad allenarmi da sola, diciamo poi da sola, perché papà non è che fa soltanto l'allenatore a bordo pista, nel senso, non sta mai a bordo pista e mi sta sempre davanti a tirarmi con la bici o al massimo di fianco. Quindi diciamo che lì mi dà un grandissimo aiuto e supporto. E diciamo che ad allenarmi da sola ho i miei orari, posso gestirmeli meglio anche in base ai miei impegni, a quelli di mio papà. D'altro canto, allenarsi in gruppo magari in alcune occasioni potrebbe diventare, suppongo, stressante o un po' di nervosismo, ma diciamo che sarebbe comunque anche molto bello, perché riesci a trovare altri spunti, o magari quel giorno, anziché stare dietro la bici o cos'altro, provi a metterti un po' in competizione, anche se, come la pensa papà, allenamento è allenamento. Ma il vostro staff di quante figure si compone? Allora, lo staff si compone in primis dall'atleta e poi da lunga vita l'atleta, diciamo il collante, e l'allenatore, e ci affianca nella preparazione in palestra Armando Defant, che ha partecipato a Mister Olimpia, molto molto bravo e rinomato, dallo staff sanitario, che si compone del fisioterapista Paolo Ruatti, del dottore Fabio Diana e della psicologa Elisabetta. E diciamo che poi veniamo anche supportati dai vari centri per i vari test in cui andiamo a farli. E quanto, dopo passo la parola a Sabrina, perché naturalmente da donna a donna avrà mille curiosità da porti, e quindi è bello anche scoprirti come donna e non solo come atleta. E da qui al, diciamo, proseguo della stagione, visto che May ci punta tanto a cercare di farvi correre sia a Roma che a Parigi, la tua stagione come si evolverà? Allora, diciamo che vuoi parlarne tu, che sei più... No. Sì, dai, vai tu. Allora, diciamo che la prima parte, adesso Nadia rientrerà alle gare col cross di Ala dei Sardi e coi campionati italiani di cross. Poi faremo un periodo di preparazione, il 5 aprile farà una 5 km a Parigi, organizzata dallo sponsor tecnico dell'ASICS, dove ci saranno, presumo, tutti gli atleti ASICS. E poi ci butteremo a fare 3 volte 1500, allora uno a Milano, uno a Modena e poi a Doha in Diamond League. Da lì poi la preparazione andrà verso il primo obiettivo importante di stagione, che saranno gli europei di Roma, passando per Marrakech, perché Rabat è stato spostato a Marrakech con un 5.000. A Roma correrà sicuramente 5.000 e poi punto di domanda, forse ci sarà qualche sorpresa. E invece per Parigi l'obiettivo è correre prima 5.000 e poi 1.500.
Sì, faremo. Non è che Nadia, come forse tanti hanno capito male, lascerà i 5.000 e i 10.000 per i 1.500. No, i 1.500 sono complementari al 5.000. Per me è un atleta moderno adesso, soprattutto nelle donne, sono competitive dai 800 alla maratona. La maratona per la Nadia è troppo presto, però dai 8 alla mezza ormai gli atleti di livello mondiale fanno questi. D'altronde, se devi correre in 3.55, 3.56, 1.500, devi essere in grado anche di andare vicino ai 2 minuti se non sotto, come correre in 14.30 e 5.000. Soprattutto nelle donne il 2023 ti dà ragione, perché abbiamo visto stabilire il primato del mondo dei 5.000 e andare forte anche nei 1.500, tutte e due le grandi protagoniste. E poi viene in mente invece a me che ho la barba bianca la figura di Sham El Jerrouji, che è stato il primo che ha unito nei tempi moderni 1.500-5.000 ad altissimo livello. Quindi sì, è sicuramente esiste la possibilità per le atlete e gli atleti forti di abbinare due specialità che noi invece, forse per pigrizia, ma è una mia opinione, mi dirai la tua, tendiamo a considerare due mondi diversi. No? I 1.500 sono parenti degli 800, i 5.000 sono parenti dei 10.000, non è vero? No, soprattutto adesso non è vero. Forse una volta poteva essere così, ora l'800 è più parente del 400, ma esatto. 1.500, 5.000 e 10.000 anche con le nuove scarpe, con le nuove tecnologie che ci sono, è quasi la stessa cosa, cambia veramente poco. È come la maratona, secondo me la maratona adesso è come fare 25 km con le scarpe di una volta. Muscolarmente è totalmente un'altra fatica, però certo, è giusto che il mondo si evolva, andiamo avanti con le nuove tecnologie, basta che sia alla portata di tutti. Invece, tornando a Budapest, volevo dire che in pochi hanno detto sì, Nadia ha patito il caldo, ma l'ha patito anche la Segai. Che comunque la settimana dopo ha fatto il record del mondo. La Segai nei 5.000 è arrivata a 13ª. È vero. Insomma, quindi purtroppo le giornate, diciamo, no? Capitano tutti, quella volta è successo a Nadia. Perché lei fisicamente stava bene, l'ha dimostrato anche dopo a Padova e l'ha dimostrato anche in batteria. Diciamo, forse l'unico rammarico, col senno di poi è facile. Se invece nell'ultimo giro della batteria, invece di risparmiarsi un attimino pensando alla finale, continuava col ritmo, avrebbe fatto il record italiano, però son piccolezze quelle. Mi unisco a quello che diceva Danny su come bene ha gestito Nadia, le faccio i complimenti, quel momento di difficoltà, l'ha veramente gestito con grande classe, complimenti. Sabrina. Allora, io sono la meno tecnica di tutti e sono un po' colei che io vi ascolto molto attentamente, pendo un po' dalle labbra di tutti, ma guardo molto attentamente anche gli atteggiamenti che avete. In questo caso abbiamo la fortuna di avere veramente due grandissimi in studio questa sera, lo ripetiamo, Giuliano e Nadia Battocletti. E abbiamo detto una coppia, una delle più belle coppie che si possono avere in uno studio web sportivo come la nostra casa, quella di OA Sport, veramente complimenti. Però come in tutte le coppie, gli opposti si attraggono e secondo me siete veramente uno l'opposto dell'altro, se mi posso permettere, perché il papà più volte ha detto la mia pazzia, lui ha questo lato più estroverso caratterialmente, credo di poter dire. Nadia invece è lì precisa, puntuale, ma attenzione, una mia altra osservazione: quando ha parlato dei 5.000 il babbo ha detto, non ha detto nulla, però si è voltato e ti ha guardato, come per chiedere la tua approvazione. Quindi, secondo me, colui che dirige un po' i lavori tecnicamente, lo sappiamo, il babbo, però alla fine poi decide Nadia. O sbaglio? Vabbè, ma alla fine è lei che corre. Io parto sempre dal presupposto che, avendo fatto l'atleta, se io non voglio fare una roba e uno me la impone, io col mio carattere mi si sarebbe raddrizzato il pelo. Posso chiederle, no, Giuliano, che carattere ha lei? Che io? Sì. Tranquillo finché non... È un finto calmo. Finché non mi pungono, vanno sul personale, sono tranquillo. Poi, però, insomma, con Nadia mi trovo bene.
Nadia, io le faccio i complimenti a lei, alla mamma di Nadia, insomma, perché avete una figlia che è pari come l'ombra, diremo noi qui in Romagna. Nadia, vedo che so che studia, diventerà un ingegnere, giusto Nadia? Sto studiando sia ingegneria che architettura, sì. Ah, però. Mattoncino dove mattoncino, Nadia? Ci racconti un po' della tua vita normale, perché a me viene da chiedere, ma... Che tipo di normalità riesci a vivere con tutti questi impegni? O è la tua vera grande normalità è quello che ti piace fare, ovvero correre? Allora, diciamo che correre, per come me l'hanno sempre mostrata i miei genitori o comunque anche all'interno dello staff, è una passione che si è tramutata in lavoro, però ancora non dico che è un hobby, perché... non sarebbe giusto, perché comunque c'è tanto impegno e sacrificio, però ora come ora, infatti papà lo dice sempre, sono assai lontana dal concetto di atleta professionista al 100%, quindi diciamo che esternamente sembro davvero una qualsiasi ragazza tranquilla della mia età che va in università e fa le proprie cose. Poi diciamo che c'ho questa trasformazione nel momento in cui vado in pista o inizio a gareggiare. Quindi un po' insomma il dottor Jekyll e il Mr. Hyde della situazione, adesso insomma a ragion veduta. Ma il babbo invece solo sempre dottor Jekyll? No, in realtà io dico che mio papà è molto dolce, molto timido, ci tiene un sacco. E effettivamente il momento in cui viene, come dice lui, punto, inizia un po' a essere incontrollabile. Diciamo che però adesso negli ultimi anni sta comprendendo sempre di più qual è il mondo che ci circonda e soprattutto tutte le dinamiche, e sta diventando, anzi per me è sempre stato bravissimo, anzi quindi non è sempre stato, ce lo chiamo sempre Orso buono, quindi... Cosa credi di aver insegnato tu al tuo papà? Visto che io e il tuo papà siamo quasi coetanei, anzi sono più vecchia io di lei, Giuliano, quindi posso chiedere questo a ragion veduta, dalla mia alta età, insomma. Allora, diciamo, quello che potrei avergli insegnato è forse aspettare un attimo prima di agire, forse quello. Sta di fatto che i risultati gli danno merito. Io ho sempre detto che mio papà sarebbe stato un super atleta, anche più di quello che poteva fare. Diciamo che però, da come lo sto vivendo io come atleta, ha molto più talento come allenatore, come vedute, come punti di vista, come intelligenza e tutto. Quindi se da atleta era fortissimo, da allenatore lo è ancora di più. Ancelotti degli allenatori. È veramente un allenatore eccezionale, se possiamo dirlo pubblicamente, insomma, senza rischiare di essere troppo sviolinatori. Giuliano, lei invece che cosa crede di aver insegnato a Nadia, in modo particolare? Ma forse di amare questo sport e comunque divertirsi, non pensare che sia un lavoro, perché io penso che quando un atleta va al campo e pensa che questo sia un lavoro o che bisogna correre per guadagnare i soldi, è il momento forse di appendere le scarpe al chiodo. E invece sarà geloso qua? No, penso che anche uno che va a fare qualsiasi lavoro, se lo fa contro voglia o se lo fa solo per soldi e non lo fa per passione, non penso che sia bello andare a lavorare. Quindi, assolutamente. L'idea lì, bisogna divertirsi, ma divertirsi non significa fare, tra virgolette, i pagliacci come tanti fanno. Uno si può divertirsi impegnandosi e facendo la vita da atleta. Senta, ma quando, io non so se Nadia abbia il fidanzato o meno, non voglio entrare in merito, perché, ma sarà un po' geloso? Ma no, finché si comporta bene, no, quindi è giusto che... Io lui, qua. Perché è il fidanzato che deve stare attento, mi sa qua, Nadia, attenta, No. Posso chiedervi? La chiusura totale, il linguaggio dei gesti, no, ha detto no assolutamente. Posso chiedervi,
Posso chiedervi se avete visto la vittoria di Sinner in Australia e che gioia vi ha regalato? Diciamo che quando gioca Sinner, la prima cosa che fa mio papà, oltre il ciao, è: mai visto Sinner? Hai visto quanto è forte? Mai visto quanto è bravo? Siete vicini di casa, siete vicini di casa. Sì e no, dai, siamo conterranei, però sai, in Italia siamo bravi a esaltare l'atleta nel momento che vince, ma comunque Sinner era già forte da giovane. Io però mi ricordo che a giugno tutta l'Italia, compresa i vari ex campioni del tennis, l'avevano attaccato perché aveva rinunciato alla nazionale. Quindi insomma, forse bisognerebbe avere un po' di equità. Se il suo staff aveva deciso in quel momento di non fargli fare la semifinale, forse era Bologna addirittura, perché doveva allenarsi, e bisogna rispettare le decisioni. Poi lui ha ripagato insieme ai colleghi vincendo la Coppa Davis, perché quando fai una squadra non è uno che vince, è tutta la squadra che vince. È lo stesso discorso della staffetta: la staffetta non la vince l'ultimo, la vincono tutti. Quindi è per quello che io preferisco le specialità individuali e non quelle di gruppo. Nadia, quante ore ti alleni al giorno e quante ore riesci ad avere di spazio libero per te e orari in cui non vedi il babbo? Perché questo la dice lunga su magari il fatto che tu possa allenarti tanto di più di quello che noi pensiamo, perché il babbo mi sembra che sia abbastanza impegnativo. Non mi odi Giuliano, perché lei è molto bravo, ma deve essere anche molto esigente. Io con lei sono sicura che dimagrirei immediatamente. Allora, diciamo che il fatto che papà sia esigente è una cosa che proviene anche da me. Io prendo tanto dalle persone che mi stanno accanto e diciamo che i sacrifici li faccio io, li fanno anche tutte le persone vicino a me. Diciamo che siamo, come hai detto tu, un po' contrapposti, perché papà, se abbiamo un appuntamento, arriva come minimo un'ora prima. Io invece come difetto arrivo quei 5-10 minuti dopo. Minuti dopo. Le donne si fanno attendere, Giuliano, abbia pazienza. Un po' di femminilità ci sta anche in questo ambiente. Lo so che lei è molto professionale, però dai, ci sta. Poi è una bella ragazza, qualche vezza anche lei ogni tanto potrà prendersi qualche piccolo spazio. Sì, ma non sempre. Ah, ecco, io lascio veramente una battuta ancora veloce a Danny e Daniele se vogliono, ma una domanda velocissima a testa se avete ancora qualcosa da chiedere. Io ho anche tirato troppo a lungo e non vorrei annoiare con le mie domande che sono stupide, ma vorrei fare capire che ci sono anche veramente delle grandi persone dietro questi grandi atleti e allenatori, e colgo l'occasione sin da subito per ringraziare un amico veramente speciale che è Marcello Magnani, che è appunto il manager di Nadia, che è stato veramente carinissimo nei nostri confronti, e Marcello veramente ha tre marce in più, non una. Daniele, Dani. L'ultima domanda, volevo dire, visto e considerato che non l'abbiamo fatto ancora, di ringraziare, non è una domanda, e ringraziamenti al gruppo sportivo che rappresenti, perché chiaramente tutte queste società dell'atletica danno la possibilità ai nostri top, in questo caso atlet, perché non solo runner, di poter svolgere la loro attività con tranquillità, insomma di avere la possibilità di avere un futuro anche al di fuori dell'atletica, potendolo scegliere. E quindi niente, volevo ringraziare questo e farti un grande in bocca al lupo. Noi abbiamo un portafortuna che ti seguirà in tutta questa stagione. Lo lasciamo anche a Giuliano, perché Giuliano, ti ricordiamo sulle strade di Bertinoro, della Cinqueville, come tu saprai, quest'anno purtroppo in questi giorni è morto Adriano Lelli, quindi vi vogliamo lasciare questo segnale per tutta la stagione, perché è un portafortuna, il quadrifoglio lo dedichiamo a tutti quelli che passano, che ci stanno particolarmente a cuore da questo studio, e vi posso garantire che Nadia non ha bisogno di tanta fortuna, perché lei comunque è brava, però intanto un bel quadrifoglio noi ve lo giriamo volentieri. Sì, la Tour Eiffel, la Gioconda, insomma. Daniele?
Sono i giorni di Sanremo, io in tutti questi anni non ho mai avuto l'occasione di chiedere a Nadia se c'è la musica nella sua vita e se c'è qualche autore o tipo di musica che le piace particolarmente. Diciamo che la musica è molto importante più nella mia carriera che nella mia vita. Che ascolto tanta musica quando sono in macchina o a volte, quelle rare volte in cui vado a correre da sola. E un'altra cosa è che uso spesso la musica prima delle gare, giusto per trovarmi un mondo in cui ci sono solo io, in cui sono tranquilla, in cui mi carico. Quindi sicuramente la musica per me è importante. Qualche cosa in particolare? Ma allora, diciamo che adesso sono più proiettata sulla musica latina reggaeton, quindi che a Sanremo posso ascoltare ben poco. Sicuramente mi piace la musica italiana, come tante altre cose. E purtroppo non ho la possibilità di guardarmi le serate di Sanremo perché sono sotto sessione e quindi devo per forza studiare. Complimenti, un abbraccio fortissimo come quello che hai dato ai tuoi genitori alla Bo Classic, dove ci hai veramente dimostrato tantissima grinta come in tante gare, ma lì ti ho seguito veramente col fiato sospeso e mi sei piaciuta tantissimo in quell'abbraccio che ha detto veramente tanto. Complimenti Nadia, e se tu sei questo è grazie a tuo padre, che è una grandissima persona, un grande allenatore, ma anche a tua madre, che credo ti abbia dato quel bellissimo sorriso, perché la mamma ha un sorriso che accende il sole quando apre la bocca e sorride. Veramente complimenti, e la nostra casa è casa vostra. Quando potrete, vorrete essere dei nostri, sarà veramente un piacere poterci ritrovare, rubarvi ancora una mezz'oretta per poter così fare quattro chiacchiere fra amici, che poi sono state secondo me chiacchiere che dimostrano quello che è un grande, altissimo livello, Daniele, Danny, dei nostri atleti italiani. Lo diciamo spesso, ma qui credo che lo potremo anche firmare e sottoscrivere un'altra volta. Sì. Grazie di essere intervenuti, in bocca al lupo, veramente, tantissima fortuna quest'anno. Grazie mille. Bocca al lupo. Grazie a Nadia Battocletti, Giuliano Battocletti, una coppia veramente favolosa. A lei io dico. Dai Mo. Partiamo dalla Romagna con furore, vi mandiamo veramente un abbraccio fortissimo. Grazie a tutte e due, e adesso a letto perché domani poi ci saranno esami eccetera, e quindi insomma, grande Nadia, grazie per la tua partecipazione. E noi dove andiamo? Mi sono persa perché sono veramente stati favolosi i nostri ospiti, ve l'avevo detto che saremmo andati ai 200 all'ora. Beh, continuiamo ad andare ai 200 all'ora, però prima facciamo un altro pit stop in regia per qualche consiglio e poi torniamo subitissimo perché andremo a vedere due perle. Eccoci ritornati in studio e riprendiamo dopo che è stata veramente, credo di poter dire, una puntata veramente con i fiocchi, ragazzi, due ospiti credo eccezionali, e che questa magia soltanto grazie a voi e grazie a loro possiamo realizzarla qui su Run to You, e credo di poter dire forse una delle poche volte in cui papà e figlia erano presenti in uno studio
web, possiamo dire questo, Daniele, forse, secondo te? Sì, perché in effetti Giuliano tende per suo carattere a rimanere dietro le quinte, anche quando ci sono le conferenze stampa di lei, come è capitato, ricordava prima Danny, gli Eurocross di Venaria, tu praticamente non l'hai visto, eppure c'era, no? E quindi sì, penso che sia stato giusto avere lui con lei, perché molto del merito è suo, nel senso che onestamente erano in pochi ad aspettarsi un Giuliano Battocletti così saggio, visto il carattere che aveva espresso da atleta, no? E invece ha superato se stesso, secondo me, ed è ha ragione Nadia quando dice è stato un grande atleta, ma probabilmente è ancora più grande come allenatore. Ne avesse voglia un domani, tra una decina d'anni, quando inevitabilmente la carriera di sua figlia sarà conclusa, potrebbe diventare, secondo me, un bel responsabile di mezzo fondo. Non so cosa ne pensa Danny. Voglia, sì, sì. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, ci hanno dato dimostrazione di questa grandissima, diciamo, empatia fra padre e figlia, che, ripeto, a me è piaciuta tantissimo. Ma noi dobbiamo andare avanti, procedere. Siamo rimasti impressionati molto piacevolmente sia da Giuliano che da Nadia, ce l'aspettavamo. Però insomma noi dobbiamo andare avanti in quello che è il nostro cammino e soprattutto parlare di una mezza, quella delle due perle. Ringraziando subito sin da ora l'amico Nicola Fenelli, che è veramente stato bravissimo nella promozione, ma soprattutto anche nel modo realizzare questa gara, pensando sempre agli altri come sua abitudine. Questo è veramente un punto di contraddistinzione di Nicola. 17ª edizione domenica scorsa, quindi siamo freschi di edizione. Perfetto. Diciamo sul pezzo, 17ª edizione della mezza maratona internazionale delle due perle. Le due perle in questione sono Santa Marinella e Santa Margherita e Portofino. La gara della domenica di 21 chilometri aveva come giro di boa Portofino e ritornava a Santa Margherita, e quindi paesaggio bellissimo, una gara tutt'altro che pianeggiante, anzi molto panoramica, ma insomma con diversi sali scendi. Si aspettava, come abbiamo detto in copertina, una accoppiata etiope, invece ci ha messo lo zampino Valeria Straneo, che è riuscita a imporsi per la quarta volta su queste strade, dimostrando che appunto la classe non è acqua e gli anni che passano anche nel suo caso non ne scalfiscono qualità complessiva. In effetti, come vi dicevo, ha vinto, lei quest'anno farà 47 anni, ha vinto contro una atleta giovanissima etiope, Bekai Bisleguye, che è del classe 95, quindi sono 22 anni di differenza, e a un certo punto ha dichiarato l'Alessandrina, che è stata, ricordiamo, anche medaglia d'argento ai mondiali di Mosca e agli europei di Zurigo in maratona, che non ce l'avrebbe fatta. Invece ha trovato la forza negli ultimi chilometri di riprendere la fuggitiva e batterla in 1:17:43, e la terza posizione è andata a Camilla Magliano, che il giorno prima aveva vinto la Portofino Run, la gara solo di andata da Santa Margherita a Portofino, e in questo caso gli organizzatori hanno creato un fine settimana, quindi non hanno staccato la gara dei 10 km dalla mezza maratona, mentre invece in altre occasioni, come per esempio abbiamo detto in precedenza a Bergamo, le si mettono nello stesso contenitore, anche per fare lievitare i numeri. Complessivamente i partecipanti sono stati 900, fra questi un testa a testa anche nella gara maschile fra Mengistu e De Geffe, altri due atleti etiopi, con l'epilogo all'ultimo chilometro, quando Mengistu, che al debutto nelle gare europee dopo aver trascorso la carriera quasi tutta in India,
ha concluso in 1:10:36 nei confronti di una manciata di secondi su De Geffen. Primo italiano, terzo l'indigeno ligure Carlo Cangiano, che è anche campione europeo M40 di maratona. Ricordiamo l'altissimo valore benefico, perché sono stati raccolti soldi a favore dell'associazione Ignesa di Padre Felice, che costruisce pozzi d'acqua e strutture scolastiche in Togo, e poi anche la presenza dei Maratonabile, l'associazione che fa correre e accompagna atleti in carrozzina, i famosi spingitori, e hanno dato anche un po' di colore a questa gara che si è svolta sotto il sole e quindi anche con una bella giornata primaverile. Quindi vediamoci le immagini, i ringraziamenti li abbiamo già fatti, quindi andiamo avanti. Nicola Fenelli, aggiungo anche Fabrizio Scorza, che è il videomaker che appunto ha prodotto in tempi rapidissimi questo meraviglioso video appunto che abbiamo appena gustato. E ora noi invece procediamo e andiamo a Montecatini. Montecatini Terme per la Montecatini Marathon, Daniele. Sì, che poi in realtà Montecatini Marathon è soprattutto il nome dell'organizzazione, era partita come gara di maratona, ora invece, e qua torniamo alla domenica 21 di gennaio, viene proposta una mezza maratona e una staffetta a due sulla distanza dei 21,97 km. E soprattutto per quanto riguarda la gara individuale, abbiamo avuto la vittoria di un atleta della nostra regione, il reggiano Salvatore Franzese dell'Atletica Reggio, che ha chiuso in 1:11:24 davanti ad un atleta romagnolo che è Davide Poggi dell'Atletica Rimini Nord Sant'Arcangelo, che ha avuto solo 22 secondi di distacco dal vincitore. E poi al terzo posto invece un rappresentante di una delle più blasonate società della Toscana, soprattutto per quanto riguarda la corsa in montagna, che è l'Orecchiela Garfagnana, che aveva come portacolori Fabrizio Ridolfi, che è arrivato quasi 3 minuti dopo rispetto a Franzese. E al quarto posto un giovane rappresentante dei Carabinieri di Bologna, che è Andrea Sgoifo, e al quinto invece un atleta Rancard, che è Alan Filoni. In campo femminile, la Moroni della Toscana, lasciatemela chiamare così, che è Stefania Bargiacchi, che tra l'altro è una atleta straordinaria, è una donna di una grandissima umanità, gareggia per la Silvano Fedi Pistoia, è stata la vincitrice assoluta con 1:28, e alle sue spalle un altro mito della Toscana femminile, che è Denise Cavallini, che è stata ed è ancora per il gruppo Lammari un'ottima atleta, ma nel frattempo è diventata anche un'importante allenatrice, ed è ha dovuto lasciare andare avanti Stefania di quasi 2 minuti, 1:59 di distacco, in questo podio chiuso da Barbara Casaioli, tutte e due. Poi dopo in realtà adesso la Denise Cavallini, che è stata, ripeto, bandiera dell'Lammari, gareggia per il gruppo podistico del Parco Alpi Apuane, insomma la grande squadra dell'Uccello Verde del mitico Graziano Poli, per cui il Lammari è la squadra competitiva al femminile, il Parco Apuane è la sua versione maschile sostanzialmente. In questa gara, che ha visto anche la bella quarta posizione di Graziana Palumbo della Silvano Fedi di Pistoia e il quinto posto di Elena Riccomi dell'Antraccoli Lucca. E poi hanno avuto, devo dire, una gara che valorizza molto i veterani, perché prevede, come già nelle nostre gare regionali, i veterani diciamo di primo livello, quelli dei 40 anni, i veterani argento dei 50 e i veterani oro oltre i 60 anni, e davvero ci sono atleti straordinari anche da questa distanza. Nella gara staffetta, per chiudere, la staffetta era sul totale della maratona, quindi 21 chilometri a testa, hanno vinto la coppia costituita da Tiziano Ferrari e Paolo Bonazzi in 1:17:29, quindi, come dire, se la sono tirata veramente con i 10+10 a testa, davanti a Samuele Raso con Simone Fanali, che sono di solito abituati a distanze un po' più lunghe, e a Nicola Cappelli e Daniele Cattani, che sono arrivati 7:22 dopo. Anche qui invece in campo femminile Cristina Mannello e Maida Meri sono state le vincitrici in 1:37:42 davanti a Eva Ferracuti con Chiara Elena Ferrarotto e Lucia Donati e Patrizia Franchi. Un totale di oltre 700 concorrenti, molti rappresentanti
a livello amatoriale dell'Arma dei Carabinieri, perché esiste anche un gruppo amatoriale dell'Arma oltre alla formazione di punta, e quindi devo dire che tutto sommato forse la soluzione della mezza maratona è quella che si dice maggiormente a Montecatini, che in analogia con quanto diceva prima Danny per le due perle, certamente può offrire un percorso molto spettacolare sia per la città termale, che rimane bellissima, sia per l'ambiente naturale e circostanza, ma non certamente una gara piatta. E con questo, Sabri, ti do la parola per i ringraziamenti. Grazie Dani, veramente un bel racconto come sempre il vostro, e quindi io vado a ringraziare la Chuck Production che ci ha inviato le immagini della Montecatini Marathon. Domenico Troiano. Io sono Erika Duceschi. Siamo maestri della scuola Tango Mio Amore di Pistoia. Frequentiamo i corsi di tango per principianti e intermedi avanzati nel paesino di Pescia e di Pistoia in vari giorni della settimana. Siamo qui oggi per l'associazione Montecatini Marathon per dare un tocco, diciamo, di danza alla vostra iniziativa, e spero che farvi passare, insomma, insieme dei bei momenti di tango, e dopo tutto in pista per provare insieme i primi passi. Non lo conosce Fulvio Massini, che per la seconda volta è tornato con la nostra Expo, chiamiamolo così, di Dark Marathon. Apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky. Back to the love that we once knew, when the walls weren't closing in like they are now. Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky.
The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Please, best guy, don't stop.
Pregherei di proseguire, perché adesso ti propongo anche un trail molto particolare, il Garzaia Trail, Daniele. Sì, il Garzaia Trail era in teoria la prima edizione, in realtà esistevano delle prove dei numeri zero precedenti e ha permesso di vedere il parco naturale sul Po, che noi difficilmente vediamo perché è sul Mantovano, ed è esattamente di fronte a Boretto, che invece è molto nota sia per gli appassionati di corsa. Boretto è la sponda reggiana del Po, nota anche nei nostri mitici film di Peppone Don Camillo, perché poi alla fine Reggello è lì vicino, Gualtieri con la grande mezza maratona è lì vicino, è il Po reggiano. Questo è di fronte, dall'altra parte della sponda è un parco naturale meraviglioso, gli appassionati di ornitologia e di fauna lo ritengono ricchissimo, e lì si è svolto una sorta di trail ad altimetria zero, che poi esistono, no? Anche nelle gare come il Magred, no? Che è un ultra tutta a altimetria zero, ma non per questo poco impegnativa. La distanza era quella dei 10 km, quindi una distanza anche inusuale per il mondo trail, e ha vinto Alberto Marogna della Spartacus con 42 minuti e 40, perché di asfalto non c'è praticamente neanche un metro, davanti a Marcello Mastruzzi della Rigoletto e Luca Galvani dell'XC Team, abbastanza vicini tutti perché sono stati tutti al di sotto dei 44 minuti. In campo femminile si è rivista, non è la prima volta, sta tornando in forma Isabella Morlini, ha vinto lei per i suoi abituali colori dell'Atletica Reggio in 49-43 davanti ad Alessia Lasserra e a Gallina Teaca, rispettivamente del gruppo San Pio e dell'Atletica Viadana, perché poi qui esistono due diciture entrambe accettate, che sono Viadana e Viadana. Viadana è più collegata alla dizione locale, il famoso duo di Piadena ti dice dove vengono spostati gli accenti a livello musicale che a livello sportivo, però ad esempio nel rugby, che è probabilmente lo sport dove questa piccola città è più famosa, l'Aris Viadana spesso viene chiamata Aris Viadana. Lo dico per scusarmi, perché ogni tanto anche a me capita di far ballare l'accento a proposito di questa bellissima cittadina sul Po. Una piccola divagazione, so che non c'era tempo, per ridarti la parola e per i saluti. Ecco, io vado sul Viadana perché a me piace questo di pronuncia, e quindi se me l'hai ben sottolineato, anche perché insomma ero anch'io molto così nel dubbio. Però andiamo a ringraziare la società atletica di Viadana, il presidente Matteo Berigazzi e soprattutto la vice Simona Aschieri, che ci ha contattato e ci ha mandato il video, quindi noi la ringraziamo anche per la sua così gentilezza. Ma immagini che avete visto meravigliose, stupende, con questa nebbia, questi paesaggi particolarissimi. E proseguiamo ancora una volta, però questa volta chiediamo aiuto a Danny, se sei d'accordo Daniele. Andiamo a vedere la 12ª edizione del Cross Country di Villa Imperiale. Per forza,
Per forza, quando si parla di impero, era la 12ª edizione, anche qui fresca di edizione, perché si è svolto domenica scorsa. Nel Veneto hanno evidentemente ci sono molti praticanti delle corse campestri, hanno un campionato regionale multiforme con addirittura, ho letto, 5 prove. Questa era la terza, dopo le 2 vittorie di Mihail Sirbu, che abbiamo visto anche trionfare a Rimini alla fine dell'anno. Questa volta, siccome la gara era aperta anche ai tesserati delle società fuori regione, si è imposto un keniano, Enos Kales Kakopil, sui 10 km davanti all'atleta indigeno Marco Fontana Granotto, il veronese che è ancora campione in carica finché non si svolgeranno i campionati della festa del cross a metà di marzo. È ancora il campione italiano assoluto in carica, e a Isacco Costa. Poi ha tagliato il traguardo Abdullah Bamussa e lo stesso Mihail Sirbu. In quasi 1500 concorrenti complessivamente hanno dato vita alle gare di tutte le categorie, quindi promozionali, assolute e master, maschili e femminili. Non ci dilunghiamo ovviamente a riconoscere tutti i vincitori, diciamo solo che la Villa Imperiale è a Galliera Veneta, in provincia di Padova, e che in campo femminile ha vinto un'atleta veneziana, Diletta Moressa, ma che difende i colori dell'Orecchiella Garfagnana nei confronti di una atleta trevigiana e che difende i colori dell'Assi Industria Sport di Padova, quindi la società locale, Michela Moretton, e la bellunese Manuela Bulf, che invece è tesserata per la Casone Noceto. Ci saranno, come ho detto, altre 2 prove dei campionati regionali societari, perché a Vittorio Veneto, il cross della Vittoria che abbiamo già visto nelle immagini precedenti, sono stati assegnati i titoli individuali delle diverse categorie. Quindi complimenti agli organizatori in questa splendida cornice della Villa Imperiale, 12ª edizione, che andiamo a salutare e ringraziare con le parole di Sabri. E noi salutiamo e ringraziamo tantissimo il nostro amico, oramai lo ritengo un caro amico, Renato Sgarbossa, che è il presidente dell'Atletica SD, Atletica Galliera Veneta, che tra gli organizzatori appunto è l'organizzatore di questo meraviglioso cross country, il quale si è premurato di contattarmi direttamente già memore dello scorso anno della nostra collaborazione, e così ci ha fatto questo bel regalo inviandoci queste belle immagini che sono state prodotte da Carlo Vettore, il collega videomaker, anche lui insomma molto attivo e collaborativo nei nostri confronti, come nei confronti di tutti coloro appunto che amano il loro lavoro. E quindi grazie Carlo anche a te, ma soprattutto grazie a Renato Sgarbossa. Dodicesimo cross di Galliera Veneta in provincia di Padova, primo Memorial Mario Pavan, ha visto la partecipazione di circa 1500 atleti. Un bagno di folla ha salutato la seconda edizione nazionale di una corsa campestre sempre più nota e partecipata. Il terreno di gara, disegnato fra i campi circostanti e il parco di Villa Imperiale, ha incoronato il keniano Enos Kales Kakopil, che sui 10 km della gara assoluta ha preceduto in volata il campione italiano 2023 Marco Fontana Granotto dell'Atletica Insieme Verona. Un testa a testa è loro che ha regalato spettacolo sino al photo finish. This race is very tough because the cross country is my first time run cross country. I will stop cross country maybe 3 years ago, don't run cross country. Now we can prepare for all race. This race is very strategic because cross country is very tough. Ci ho sperato davvero fino all'ultimo,
infatti diciamo che a 300 metri alla fine ero sicuro di non farcela. Poi ho sentito tutto il tifo di tutte le persone che della mia squadra, dei ragazzi, di tutto il Veneto che faceva il tifo. Allora ci ho provato fino all'ultimo, l'ultima curva ho provato a affiancarlo, però il mio avversario ne aveva di più e è riuscito stesso a battermi. Abbinata inoltre al nono Memorial Efrem De Poli, la kermesse a respiro nazionale era valevole anche per i campionati veneti di società assoluto, promozionale e master. Nella gara femminile si è imposta la veneziana Diletta Moressa del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, precedendo la trevigiana Michela Moretton di Assindustria Sport e la bellunese Manuela Bulf dell'atletica Casone Noceto. Corona un po' quello che è il percorso che ho fatto fino adesso, perché mi richiede molti sacrifici tra lo studio e lo sport, riuscire a conciliare tutto non è sempre così facile e quindi diciamo che ogni tanto servono anche queste soddisfazioni. Fra gli juniores, successi di Nicolas De Lorenzi della Vittorio Atletica ed Elisa Clementi di Atletica Vicentina. Ho sempre fatto questa gara, mi è sempre piaciuta, tranne l'anno scorso che purtroppo sono rimasta infortunata, non ho fatto nessuna gara. Però oggi l'ho presa un po' come un allenamento, non me l'aspettavo ed è stato molto divertente. Nelle gare riservate agli allievi, primi al traguardo Riccardo Serafini dell'Athletic Club Firex Belluno e Beatrice Vedovato dell'Atletica Martellago. Visto che avevo anche male al tendine non mi aspettavo questo risultato, ma sono molto felice e molto contenta del mio primo posto. Un po' me l'aspettavo perché avevo vinto la prima campestre Vittorio, però durante la gara pensavo di non vincere perché il mio avversario ha imposto una gara sul ritmo molto dura, però grazie al mio finale sono riuscito a vincere. Nelle gare del settore promozionale, fra i cadetti spunta Tommaso D'Ariva dell'Atletica Valdobbiadene, mentre fra le cadette è Giorgia Meneghetti della Silca Ultralight Vittorio Veneto a tagliare per prima il traguardo di Galliera. Non l'avevo mai fatta questa gara e ero proprio curioso di vedere com'era il percorso ed è molto bello perché passa anche dentro la villa e anche perché ci sono molti tipi di terreni, quindi è stato bello impegnativo. Ero un po' titubante, però sapevo che comunque la gara mi sarebbe andata bene perché nell'altra a Vittorio Veneto c'è stata la salita che mi ha aiutato molto e qui invece era più su piana, però ci ho provato comunque e alla fine ho fatto una volata che mi ha permesso di vincere. Infine i più piccoli con Tommaso Pattaro dell'Atletica Audace Noale, primo tra i ragazzi, e Anna Frasson delle Fiamme Oro a imporsi tra le ragazze. Era comunque difficile. E il percorso era semplice, però c'erano molti rischi anche per il campo di pannocchi. È stata dura, però sentiero mi piaceva, il tracciato mi piaceva, è stato divertente. Ho passato tanti sport, però dopo ho trovato uno sport dove riuscivo a sfogare, quindi sono passato qua. Filippo Barizza della Dolomiti Belluno è stato il più veloce nella batteria Under 60 Master, imitato da Giorgio Mazzer dell'Atletica Pieve di Soligo tra gli Over 60 ed Elisa Comisso della Vittorio Atletica tra le donne. Cosa vuol dire la giornata di oggi per l'Atletica Galliera? Una gran vista, soprattutto complimenti a Raffica che ti danno forza di andare avanti, bello, bello. Ma noi abbiamo l'ambizione, permettetemi il termine, di poter essere tra le manifestazioni più importanti a livello nazionale. Abbiamo un gruppo di persone che stanno lavorando già dalla prossima settimana per la prossima edizione, quindi speriamo che nel giro di qualche anno poter essere protagonisti a livello nazionale, magari internazionale. L'Atletica Veneta sostiene questo tipo di iniziative, ma soprattutto ricordiamoci, dove c'è un'organizzazione capace, un presidente entusiasta, si può solo migliorare. Certamente per migliorare ci vogliono le forze economiche che collaborano. Ci vuole un'organizzazione efficiente. Galliera Veneta ha tutto ciò che serve per diventare un cross ancora più evoluto di quel che è già. Devo anche ringraziare a tutte le associazioni del territorio, Avis, Proloco,
Protezione Civile, i Fanti, i Vigili che si sono messi a disposizione per questo evento e l'Unione abbiamo visto che fa la forza. Ancora un altro bel lancio, e questo posso dirvi che è uno dei carnevali che io preferisco, quelli sportivi, perché è un carnevale molto particolare, molto bello, e c'era un'ambientazione favolosa, pochi coriandoli per fortuna, ma tanti podisti. Le arance. Credo che si stia parlando del Diaci Reale, no? E oggi abbiamo molta Sicilia, ma mi fa piacere perché la Sicilia compete con la Puglia come regione più podistica del sud, con il suo Core Sicilia, tra l'altro lo vedremo nelle scelte per voi, parte il secondo canale che è quello delle mezze maratone, ma ci arriveremo strada facendo. Per il momento ci concentriamo su una gara di livello bronzo FIDAL dei 10 km, che è il settimo trofeo del Carnevale di Diaci Reale, che è stato a livello maschile tenuto ad alta qualità dalla vittoria di Diachite Sumalia dell'Universitas di Palermo in 31 minuti e 31 secondi davanti a Daniele Gambitta del Magna Team, che vedremo poi che dominerà tra le donne, in 31 e 42, quindi sono arrivati abbastanza vicini. Terzo è un cognome che conosciamo bene, che è quello di Antibo, addosso a Ivan, che fa il possibile se non altro per portare avanti la passione di famiglia, ed è arrivato terzo in 32 minuti e 19 secondi. Tutta Magna Team, la coppia che ha dominato la gara femminile, Cristina Ventura, 40 minuti e un secondo, praticamente hanno fatto lo sprint insieme a Matilde Pavone, un secondo soltanto di più, 41 e 2. A completare il podio è stata Desiree Erika Di Maria, che difende i colori classici del Cus Catania, 41 minuti e 34. Però, come sottolineavi tu, ancora una volta, come già abbiamo visto in apertura di questa puntata col trofeo Sant'Agata, il vantaggio di stare dentro una città che ha una storia impressionante, a Cireale è medievale di origine ed è anche carica di tantissimi significati come attività, dentro una festa che la città sente tantissimo, per cui gli atleti, circondati davvero da un pubblico molto caloroso, che rende tutto ancora più appassionante. E con questo passo la parola a te, Sabrina, per il ringraziamento. È anche molto colorato, perché abbiamo visto anche atleti che veramente correvano bravi, anche con i costumi, i negozi che proponevano coriandoli, costumi, insomma, era tutta una città in festa. Quindi veramente un modo di festeggiare il carnevale correndo veramente meraviglioso, per cui noi ringraziamo ancora una volta gli amici di Sicilia Running per le belle foto, per la cernita di foto appunto a cui ho potuto attingere per proporvi questo trofeo di carnevale che si è disputato, come dicevi giustamente tu, il 4 di febbraio, quindi freschissimo proprio, e grazie a Cesare Mazza che come sempre gentilmente si è prestato per appunto darci una mano.
invece andiamo a vedere Lorenzo Lotti se si sta ancora allenando. Martina, a Miami. Chi ha vinto a Miami? Cioè, ha vinto Lotti alla fine. Ha vinto lui, vero Danny? Ha vinto lui. Grande Lotti. Grande il nostro Lorenzo, il nostro portacolori, lui non ha paura di nulla, si adatta e poi l'abbiamo visto anche allenarsi con il condizionatore sparato a palla di caldo a casa, perché sapeva di dover affrontare una gara difficile. Alle Bermuda, secondo voi che tipo di abbigliamento è? I Bermuda. Non lo so. E quindi insomma Lorenzo Lotti però nonostante tutti i suoi allenamenti, tutti i suoi impegni non dimentica mai di inviarci i suoi consigli del sempre di corsa. Andiamo a sentire Lorenzo Lotti cosa ci racconta. Vai Lori! Posso utilizzare una scarpa in carbonio anche se corro piano? Me l'avete chiesto in tanti e la risposta è sì. Andiamo a vedere questa tecnologia introdotta da Nike nel 2017 con la Vaporfly 4%. Questo 4% stava proprio a indicare il risparmio energetico. Infatti non è tanto l'effetto molla dato dalla deformazione, quindi dal ritorno elastico della piastra stessa, ma la rigidità della scarpa che modifica la nostra biomeccanica di corsa, rendendola più economica e limitando il dispendio di energie. Un corridore con la scarpa in carbonio non deve flettere le dita nel momento della rullata del piede, perché la suola rigida mantiene ferme le articolazioni del piede. Quindi si risparmia energia e al tempo stesso il materiale ammortizzante restituisce molta di quella che ha l'energia. Per questo motivo l'effetto di queste scarpe si vede nelle gare di lunga durata. Quindi il vantaggio c'è per tutti. Per chi corre la maratona in 2 ore 30, magari un 4%, ma tanti studi hanno dimostrato che anche chi corre piano ha un risparmio di energia che magari va dall'1 al 2 al 3%, in base anche alla biomeccanica di corsa. Per esempio un corridore da 4 ore in maratona guadagna 2-3 minuti. Poi sta a voi decidere se ne vale la pena. E ora diamo un attimo la linea alla regia e poi torniamo perché abbiamo il dalla pancia della gara, come dice bene il nostro Daniele Menarini. MTB Ness, l'integrazione nata dalla fusione di scienza e azione, preattività per prevenire carenze durante la prestazione, durante l'attività per garantire scorte energetiche, post-attività per recuperare in tempi rapidissimi. Per il tuo sport ad elevata intensità e ultra endurance, scegli anche tu MTB Ness. E rientriamo in studio dalla pancia della gara e adesso c'è un inviato speciale che era a vedersi la gara delle due perle e ci ha mandato proprio l'arrivo ripreso dal suo cellulare, niente meno che Fabio Fiaschi. Guardate cosa ci ha inviato, l'arrivo dell'astraneo, guarda un po'. Bravo, bravo Fabio. Che gara Valerio Astraneo, negli ultimi 5 chilometri è riuscito a battere la bravissima dettaglio di Seguie, quanti anni in meno, ve lo dico? Allora, Valerio Astraneo, ve lo dico, tanto a lei non gli interessa tanti anni, la splendida, bravissima, vecchiaio di la prossima volta non lo fa più, ha già detto. Ha già detto che la prossima volta non lo fa più perché dopo sono andati a mangiare a Santa Margherita e Valeria gli ha mangiato tutte le cozze e lui queste cose se le lega un dito, cioè non... È un grullo. E lui su queste cose proprio va fuori di te. E noi adesso invece andiamo a vedere un attimino. Ciao Fabione, grazie Fabio Fiaschi che insomma è stato carinissimo a pensare a noi, come ha pensato a me quando è andato a farsi un bel giretto a Parigi, c'erano delle anteprime e quindi mi ha spedito un po' di immagini di interessanti novità a livello tecnologico, non possiamo pubblicizzarle, ma insomma si sta sul pezzo. Fabio è stato veramente carino a pensarmi. Allora, tra due settimane c'è una manifestazione e qui apriamo una estemporanea sul promo di gare. C'è una manifestazione che
io ritengo che sia importante lanciarla, perché anche qui si parla di beneficenza e di attenzione verso il prossimo, e quindi noi credo di poter dire di Run to You sposiamo sempre questa tipologia di gare quando si pensa al prossimo, e quindi anche noi vogliamo dare la nostra piccola grande mano. Il 18 di febbraio si disputerà una manifestazione che si chiama la quinta edizione di Eco Petroio e Valentino sotto i monti. So se Daniele e Danny voi la conoscete. C'è stata una bella presentazione della gara e soprattutto questi ragazzi si hanno detto che correranno assieme alla Oncologia di Nottola, devolvendo un euro di tutte le iscrizioni. Ogni iscrizione loro devolvono un euro per donare un casco refrigerante alla Oncologia di Nottola. Quindi direi veramente grazie al signor Sergio che ci ha inviato questo video, chiedendoci soprattutto se secondo noi era degno. Beh, Sergio era veramente molto degno. È un bel video abbastanza lungo, un bel promo di 5 minuti, però ve lo dedichiamo tutto, perché credo che questa tipologia di manifestazioni debba avere sempre più seguito. Quindi grazie alla SD Atletica Sinalunga e grazie a questo Eco Petroio. Petroio era un po' una, diciamo, Petroio è il nome, diciamo, accorciato di Petronio. Era il palazzo Pretorio, proprio vicino a quello che era, ed è vicino al comune di Trequanda, in provincia di Siena, scusate, sto sbagliando. C'è anche un museo di terracotta che si può andare a visitare, quindi chi avesse modo di poter andare a vedere questa struttura del XIII secolo, c'è una bella occasione da cogliere al volo, vedendo anche queste immagini e questo bel promo. Quindi tutti a Eco Petroio il 18 di febbraio.
Ridiamo la linea alla regia, perché dopo questo bel messaggio, insomma, direi di mandare anche noi qualche piccolo messaggio che ci dà una mano, insomma, a realizzare questa trasmissione. Poi torniamo subito, perché sarà il momento delle scelte per voi. E vediamo, ne abbiamo scelte delle belle, ne hanno scelte delle belle belle. Con le scelte per voi, adesso c'è il nostro rush finale dedicato a quelle che saranno le scelte per voi nel weekend del 10 ed 11 febbraio. Parte Daniele, vai! E partiamo con una big nel mondo delle mezze maratone. Comincia la sfida tra le quattro più importanti d'Italia, che sono tutte in prima parte di stagione, e la prima a scendere in campo è la Giulietta Romeo Run, come la chiamano adesso, ovvero la mezza maratona di Verona, domenica 11, 17esima edizione. E sarà bella sia dalla parte davanti a livello competitivo, sia per la grande quantità. Più di una volta sono andati nel novero delle 8.000 presenze in parte competitiva. Abbiamo anticipato prima, quando parlavamo delle gare siciliane, che comincia la seconda parte del Cori Sicilia. Cori Sicilia, questo ne abbiamo parlato in passato, questo trofeo a tappe che dura tutto l'anno e che è diviso in due parti, una per le gare brevi, insomma, di distanze tra i 10, 12, 15, 18 chilometri, e uno specifico per la mezza maratona. E allora domenica 11 febbraio a Sant'Agata Militello, in provincia di Messina, parte proprio questo trofeo per quanto riguarda le mezze maratone, con la decima edizione della Maratonina dei Nebrodi. Un'altra mezza maratona che abbiamo inserito in calendario, altrettanto importante e già tradizionale, si svolge ad Agliana, in provincia di Potenza. Ogni tanto ci accorgiamo giustamente anche della Basilicata, la 18esima maratonina dei Sei Ponti. E poi una gara che riparte riguarda Martina di Villafranca, provincia di Taranto, che già in passato aveva fatto degli eventi di una certa importanza. Propone una gara sulla distanza delle 10 miglia, Martina, Loco Rotondo, Martina, tutta da correre ma anche da guardare come panorama. Dalla strada passiamo alla pista, perché sta, come in tutti gli inverni, proponendosi Ancona come centro del mondo dell'atletica al coperto. Dopo i campionati junior e promesse dello scorso fine settimana, è in attesa dello spettacolo, come sempre, totale dei campionati assoluti della prossima settimana. Andiamo a vedere il futuro dell'atletica con i campionati italiani indoor della categoria allievi e allieve. Stiamo parlando degli atleti che a millesimo hanno 16 e 17 anni, cosiddetti under 18. Il trail sta ripartendo, come abbiamo già detto. Gli appuntamenti di domenica 11 sono soprattutto due. Uno in particolare sta crescendo di anno in anno, davanti c'è sempre dei bei calibri, e siamo a Montalcino, meraviglioso borgo noto anche a livello vinicolo. E infatti la gara in questa località in provincia di Siena si chiama Brunello Crossing, vive la sesta edizione, la prova più lunga, sono 45 chilometri con 1825 metri di dislivello. Invece a San Benedetto del Tronto, anche qui, come dicevamo prima a proposito della gara sul Po, abbiamo un trail, chiamiamolo così, a altimetria zero. Torna per la ventesima edizione la maratona sulla sabbia, 42 chilometri, 195 metri, tolto un minimo di partenza, tutti sulla sabbia del lungomare a San Benedetto del Tronto. La Decana è una non competitiva, l'abbiamo trovata in Lombardia, nella provincia di Monza e Brianza. Tra Villanova e Bernareggio si svolge la 46esima
quarter pass tra El Casin e del CAF. Qui ci vorrebbe Giovanni Storti con Telchi e El Telun, però meno male. Meno male l'addizione è quella, per essere una non competitiva è abbastanza lunga perché sono 20 chilometri, però ce n'è una quasi altrettanto anziana in quelle che sta per presentare Danny Frisoni per le scelte per voi in Romagna. Sì, abbiamo sfiorato la decanità con la 43esima edizione della Fusoloppet e quindi si torna a correre col pettorale anche in Romagna, finalmente, dico io. La gara è di 21 km 97 metri, ma in realtà non è omologata a FIDEL, quindi i chilometri sono 21 senza i 97 per le varie normative che conosciamo bene. Altra gara competitiva che si svolgerà in contemporanea, siamo ai limiti della Toscana, in Campigna, con il Campigna Winter Trail che, ahimè, se non nevicherà in questi ultimi giorni si correrà senza ciaspole. Mette brutto tempo, Danny, ti do la brutta notizia. Beh, ho capito, però insomma la brutta notizia per chi organizza gare, con questa definizione, ha piacere che la neve venga. La gara è di 16 km, quindi è molto impegnativa, e si corre vicino Montefalco, Monte Fontarona, insomma, in quelle zone lì. Poi ci sono anche due camminate, sabato, quindi domani, la 23esima camminata di Santa Polonia d'Alfonsine, 9 km, e a Morciano si continua a storpiare la marcia lunga in qualsiasi maniera, la 18esima Morciano Longa di 7 km, ma gran parte degli atleti dei top runner regionali saranno focalizzati sulla terza prova dei CDS regionali di cross giovanili e master, perché abbiamo già detto che le società assolute hanno concluso la loro prova con l'assegnazione dei titoli dopo la prova di Castellarano di 15 giorni fa, ma verranno assegnati nella stessa prova di Correggio anche tutte le i titoli individuali di tutte le categorie, a partire dai ragazzi, cadetti, allievi, junior, senior, in quel caso anche promesse, e tutte le categorie 5 anni per 5 anni dei master. Quindi ci saranno, suppongo, premiazioni, una lunghissima teoria di premiazione, e con questa si conclude la mia presentazione delle gare, ma anche le prove dei CDS regionali, in attesa di Cassino, appunto, che abbiamo già detto concluderà in pratica la stagione nazionale, e vedremo se qualcuno verrà selezionato per i mondiali di Belgrado il giorno di Pasqua. Quindi io vi ringrazio entrambi perché siete stati veramente meravigliosi come sempre, avete scovato anche sempre le gare tra le più belle, perché sono tutte belle, però serve di presentarne soltanto un certo numero per esigenze di spazio e di tempo, quindi approfittiamo insomma di fare una piccola cernita che poi insomma risulta sempre essere vincente. Noi invitiamo a venirci a trovare, Danny, dai, li invitiamo alla Fusoloppet, questa gara che così storpia poi il nome della Vasaloppet, eh? Io leggo le pensieri, la verità. Nella stessa domenica c'è Vasaloppet e Morciano Longa. Esatto. E quindi parte del team di Run to You sarà lì, veniteci a salutare, mandateci ancora tante pance della gara, insomma noi siamo qui che attendiamo i vostri video come sempre con grande piacere e nostro grande onore, perché siete in tanti che ci state seguendo, ci state dando anche molte soddisfazioni, posso dirlo perché loro sono modesti, ma io posso dirlo che veramente avendo questi due grandi personaggi e una bravissima regia che ci dà manforte, insomma, si riesce a realizzare qualche volta qualche piccolo grande miracolo. E quindi, però, in chiusura, io volevo salutare un tuo redattore, Giorgio Garello, gli mandiamo un bel in bocca al lupo. Grazie, Giorgio, forza e tantissimi auguri. Giorgio, che presto riavremo di nuovo in trasmissione, ma è una persona che mi è rimasta e insomma ce l'ho nel cuore e lo seguo anche da vicino in tutte le sue peripezie, quindi Giorgio mi raccomando, in bocca al lupo e ti aspettiamo prestissimo. E quindi io dico run e voi cosa dite? Io provo a dire tu.
You. Ciao, alla prossima. Chissà buon chi avremo. Carnevale, buon carnevale a tutti. Buon carnevale. Non mangiate tante frittelle dolci, fanno male. Malissimo. Guarda chi c'è là, guarda. Ma Sanremo chi lo vince? Vedremo lunedì. A me piace il volo. Ciao.